Io parlerò inizialmente della schizofrenia, perché nella psichiatria è il nodo gordiano, come è stato detto ancora oggi, il 50% degli investimenti nella salute mentale riguardano questa patologia, benché soltanto il 19,6%, sono i dati più recenti dell'ultimo rapporto nazionale, sono pazienti affetti da schizofrenia nei nostri servizi, che hanno tutta una serie di problemi su cui non posso più soffermare. La schizofrenia appunto esordisce spessissimo in persone molto giovani e adolescenti, che è una delle patologie più distruttive della vita di una persona, da solo occupa quasi il 3% di tutta l'area della disabilità, degli anni distruttivi della disabilità, di tutte le patologie, ma soprattutto oltre agli enormi costi economici, diretti, dovuti ai costi diretti e indiretti, vorrei sottolineare i costi umani di questa patologia. Per chi ne soffre e per le sue altre famiglie e direi anche nell'intera società. Con una mortalità incredibile, perché noi abbiamo un enorme problema di cui ci occupiamo poco, che è una persona affetta da schizofrenia o da disturbo bipolare o disturbi mentali severi vive dai 10 ai 15 anni in meno rispetto a quanto fa una persona nelle stesse condizioni socioculturali, ma che non è affetta da queste patologie. Ancora non riusciamo, diciamo, a far vivere meglio le persone e non riusciamo a far vivere quanto potrebbero vivere in più. A questa la medesima meta-analisi, abbastanza recente, che per la prima volta, mettendo assieme tutti gli studi, dimostra che vi è, ovviamente, come era ovvio ad attendersi, c'è un'associazione statisticamente significativa tra la più giovane età d'esordio e vari indicatori di esito. Ospedalizzazioni, sintomi negativi, episodi ricorrenti, scarso funzionamento personale e sociale, esito complessivo peggiore. Diciamo, lo sapevamo già, ma ne abbiamo un'evidenza stringente. Uno dei, diciamo così, dei master degli ultimi anni è appunto l'enfasi data in psichiatria sugli interventi precoci, perché siano importanti e talmente evidente già da quello che ho detto, perché intercettare sostanzialmente le patologie gravi, in particolare la schizofrenia, al più presto possibile in una persona ancora giovane, probabilmente potrebbe essere fondamentale per cambiare il destino di questa persona e di tutti coloro che ne sono affetti, cercando di migliorare gli esiti. Uno degli elementi fondamentali che è al centro, diciamo, della teorizzazione degli interventi precoci è trattare il primo episodio possibilmente ai suoi esordi per ridurre un parametro fondamentale che si chiama durata di psicosi non trattata o di malattia non saltata. Ora vedremo un po' la sottile differenza che c'è tra questi due, diciamo così, indicatori, ma che sostanzialmente vuol dire che noi dobbiamo ridurre quel lasso di tempo troppo ampio che c'è tra i primi segni di una patologia e il primo intervento terapeutico realmente efficace, non soltanto farmacologico ma complessivo. Purtroppo questa durata di malattia o di psicosi non trattata è troppo ampia. Se voi vedete, questo è un bellissimo diagramma tratto dalla scuola di Bonda con Sarkozy, che dimostra una serie di cose. La difficoltà con la differenza della durata di psicosi non trattata, che tra diciamo il gap che è più ristretto di circa un anno tra i primi sintomi chiari di tipo positivo, di tipo psicotico, e il primo intervento attivo. Però c'è, vedete, quasi 5 anni che passano tra i primi veri segni, che sono aspecifici oppure sono sottili sintomi negativi o sintomi di base molto difficili da decifrare, e i primi sintomi positivi. Teoricamente il vero intervento precoce riguarda appunto questa fase prodromica a cui farò accenno, ma che ancora oggi risulta un'impresa piuttosto difficile per diversi motivi. Anni fa abbiamo partecipato a questo studio nazionale che dimostra una cosa: come tutti i disturbi mentali, vedete, la AD sarebbe il disturbi d'ansia, la D sarebbe la depressione maggiore, la schizofrenia sarebbe l'ultima colonnina. In tutti i mentali purtroppo c'è un enorme intervallo di tempo tra l'inizio dei primi
i sintomi, per quanto specifici, e il primo intervento terapeutico, che per la schizofrenia in Italia è intorno ai 48 mesi, secondo le nostre stime, ci siamo più o meno quasi 4 anni, troppo oggettivamente. Troppo perché la durata di psicosi non trattata è sicuramente un indicatore, un parametro di valutazione del possibile esito, perché fondamentalmente più lunga è questa durata di psicosi non trattata, peggiore, come vedete, sarà l'esito, in qualunque modo noi lo vogliamo calcolare e valutare. E sono stati gli studi sulla durata di psicosi non trattata che è nata l'idea quindi di creare delle unità operative in tutto il mondo. McGorry in Australia è stato sicuramente il primo che ha iniziato questa politica in maniera estensiva e che ha molto fatto per diffondere questo tipo di cultura in psichiatria in tutto il mondo. E sostanzialmente interventi, unità operative proprio mirate al lavoro sugli esordi, nel tentativo di far sì che anche per i nostri pazienti fosse possibile in qualche modo sperare in un futuro migliore. E di qui è nata fondamentalmente la logica, la filosofia dell'intervento precoce, che di fatto in concreto riguarda soprattutto di intervenire il più presto possibile i pazienti al primo episodio evidente di patologia, ai primi sintomi, anche se ovviamente esiste anche un'area molto importante di lavoro, di intervento precocissimo potremmo dire, sulla fase prodromica, che ancora in qualche modo stenta a decolare anche per obiettivi di difficoltà. E se voi vedete, questo è un bellissimo articolo pubblicato su World Psychiatry nel 2017, che appunto vede come autori persone di assoluto rilievo scientifico, Susan Bori, McGorry e John Kane, fa un po' tutto, diciamo così, illustra il percorso, diciamo, che si può fare in una patologia come la schizofrenia, teoricamente. Postula la possibilità di un intervento addirittura in persone totalmente asintomatiche che sono a rischio però genetico e non genetico di patologia in una fase assolutamente premorbosa, cioè si comincia finalmente a parlare di prevenzione primaria nel senso sentivo del termine, ma c'è tutta un'area invece già più, e questa è sicuramente al suo inizio questa area di intervento, ma c'è tutta un'area già sviluppata di intervento attraverso scelte specifici sui pazienti ad alto rischio che hanno già i primi sintomi e vengono riconosciuti dei primi sintomi precoci. Quell'indicatore CHRP sarebbe appunto persone, individui ad alto rischio. E questa per esempio è la sintesi dei possibili interventi che si stanno tentando già ora con qualche già risultato incoraggiante nella fase addirittura premorbosa della schizofrenia, non ho tempo per soffermarmi su questo, e voglio solo ricordare che esistono in tutto il mondo esperienze sui casi sull'intervento precocissimo, sulle persone a rischio. Rischio genetico e non genetico che hanno già le prime manifestazioni specifiche della patologia, esistono metodi di osservazione diversi, abbastanza affidabili, ed esistono interventi che sono prevalentemente su base dal punto di vista farmacologico, su interventi nutrizionali, di omega 3 e di tipo psicosociale con alcune forme di psicoterapia molto mirate di tipo cognitivo comportamentale. Che cosa dimostrano quegli studi? È possibile bloccare la patologia? No, la si rallenta soltanto, si dimezza il tempo di insorgenza, troppo poco ancora, in ogni caso incoraggiante. Quindi gran parte degli studi riguardano persone che già hanno chiaramente la patologia, che sono al primo episodio, dove l'intervento ovviamente auspicato è quello di intervenire immediatamente annullando il gap tra l'esordio dei sintomi chiari, chiamiamoli così, e il primo intervento, e di lavorare intensivamente secondo metodiche di lavoro che certo non sono solo il trattamento farmacologico, che vedete è sicuramente importante ma non è l'unico, ma un intervento familiare
e individuale di tipo psicoeducativo, una serie di interventi psicoterapeutici in gran parte di matrice cognitivo-comportamentale, in genere sull'individuo affetto, ovviamente la lotta all'uso di sostanze, ovviamente uso di antipsicotici atipici che in tutte le linee guida vengono considerati gli unici ammissibili di una persona molto giovane, l'intervento di reinserimento. Questo è il pacchetto base di gran parte degli interventi precoci attuati dai centri di alta specializzazione a livello internazionale. Funziona? Intanto quali sono i modelli? I modelli iniziali sono stati quelli delle unità operative di alta specializzazione nate apposta soltanto specificamente, ne parlerò poi dell'esperienza italiana, ne sviluppo qualche minuto. Di qui sono nati dei modelli soprattutto per aree decentrate molto ampie dove al nucleo centrale, un'unità operativa altamente specializzata, si univano delle aree satelliti collegate che in qualche modo, diciamo così, utilizzavano le expertise della sede centrale. In Italia soprattutto abbiamo sperimentato, vi mostrerò i dati di un grosso studio nazionale, di unità piccole di intervento precoce fatte da equip specifiche all'interno dei nostri centri di salute mentale, che è il modello che potrebbe funzionare per l'Italia. Abbiamo qui esempi. Noi abbiamo l'esempio del primo grande centro specializzato, è stato quello del compianto professor Cocchi, che abbiamo qui a Anna Negheri, che prosegue un grande lavoro all'ospedale di Guardia di Milano, e lì è quel lavoro che vi dicevo, il gettato piano trial proposto dalla professoressa Ruggeri, che dimostra come è possibile implementare in Italia delle unità operative efficienti di intervento precoce nei servizi di salute mentale. Funzionano? Che cosa producono gli interventi specializzati? Certamente riducono la durata di psicosi non trattata, migliorano la risposta ai trattamenti in genere attraverso una migliore aderenza, migliorano parametri non strettamente sintomatologici come il benessere, il funzionamento personale e sociale, riducono il carico familiare, riducono la tendenza al consumo di sostanze e ovviamente cercano, e su questo abbiamo qualche dubbio, la progressione di malattia intesa come ricorrenze. Vediamo i dati. Questi per esempio sono dati del gruppo di Dorfenthal, che è uno degli autori principali dell'Opus Study, che da anni si porta avanti. I danesi sono stati dei primi a creare un programma veramente grosso, nazionale, in momento. E vedete su tutti, comparato al trattamento standard, su tutti i parametri, sintomi negativi, dimensione psicotica, soddisfazione degli utenti, che è uno dei parametri, diciamo così, dove si vede la più ampia differenza dal punto di vista statistico. Si riducono il ricorso ai ricoveri e si riducono decisamente quando avvengono la durata dei ricoveri. I dati sono sicuramente molto favorevoli. Questo è uno studio inglese che affronta, che addirittura era precedente, che dimostra come sono in gran parte studi britannici, l'intervento precoce sicuramente migliora, vedete RR vuol dire, quando il valore è inferiore a 1 vuol dire che funziona in qualche modo l'intervento rispetto all'intervento standard, quello usuale, su gran parte dei parametri di esito, per esempio sintomi negativi, ammissioni ospedaliere e così via. Ma dimostra anche come i componenti che vengono considerati innovativi, per esempio gli interventi familiari e gli interventi cognitivo-comportamentali, all'interno di questi pacchetti hanno uno specifico, una specifica efficacia. E quindi, se dovessimo riassumere i risultati di una grossa letteratura che c'è a livello internazionale sugli interventi precoci, certamente abbiamo una minore perdita di casi, le persone riescono ad essere tenute in trattamento, si riducono sicuramente gli aspetti sintomatologici, si usano, questo è stato dimostrato, dosi più basse di antipsicotici, si migliora il funzionamento sociale, aumenta la soddisfazione dei pazienti, il benessere personale, il senso della vita e la motivazione, la curiosità, quello che in qualche modo è personal recovery, in qualche modo potremmo definirlo. E sostanzialmente si riduce il carico familiare, ma l'aspetto clinico, che è quello della prevenzione delle ricadute, su questo funzionano gli interventi precoci e riduciamo il numero di ricadute. In realtà
A fronte nel lungo termine, vedete, ci sono studi a 10 anni, sicuramente il tasso di persone, la proporzione di persone che hanno recidivo, ricadute, chiamatele come volete, è sicuramente più basso nelle persone della colonnina azzurra, cioè quelle sottoposte a interventi precoci. Ma questa differenza, andando a valutare la cosa secondo una tecnica meta-analitica, purtroppo non è statisticamente significativa. C'è un trend, ma non abbiamo ancora la dimostrazione che sicuramente, secondo questa meta-analisi, gli interventi precoci riescono veramente nel lungo termine, anche nel lungo termine, che è quello che conta, a ridurre in maniera significativa il numero di recidive. Però rimane un fatto che sia dei pazienti trattati as usual, cioè con trattamenti standard, e anche quelli trattati con interventi precoci sono sottoposti a maggiori, diciamo, ricadute se si sospende il trattamento farmacologico, una cosa che ovviamente è stata posta in diciamo, discussione. Un'altra domanda che ci si è posti: durano nel tempo i benefici degli interventi precoci? In realtà su questo ci sono dei punti interrogativi. La gran parte degli studi dicono che col tempo un po' i risultati si perdono se in qualche modo la persona non continua con un programma di trattamento, diciamo, intensivo. Cioè in alcune nazioni hanno fatto il passaggio, ha fatto durare l'intervento precoce 2 o 3 anni e poi sono passati al trattamento usuale. Questa politica sembra essere in qualche modo sbagliata, bisogna continuare a trattare intensivamente le persone. E qui viene il punto dolente, ma c'è grande letteratura che dice che ne vale la pena investire, ovviamente, come era logico attendersi, ma veramente si fa? E non parliamo della nostra nazione, parliamo a livello internazionale. Questo è un editoriale importante a favore degli interventi precoci in McGorry, il quale si lamenta del fatto che lo dovremmo fare, ma in realtà in gran parte del mondo non lo facciamo, anzi sembra esservi un'ondata di riflusso di minori finanziamenti per questo tipo di attività, e questo è dimostrato, diciamo, anche da altri illustri, per cui nota proprio che dice che la diffusione, la disseminazione dell'intervento precoce è stata molto lenta, e addirittura anche laddove sono stati implementati ottimi programmi c'è il rischio di una regressione. Ovviamente il problema dei finanziamenti esiste dappertutto. In Italia questa survey promossa dalla Società Italiana, Associazione Italiana sugli Interventi Precoci, di anni fa, dimostra che intanto la metà dei dipartimenti italiani avevano risposto all'indagine, di questa metà circa il 44% affermava sì, abbiamo un programma di intervento precoce, ma emergevano delle criticità. Per esempio, non se, il 30% seguiva quelli che erano i protocolli standard addirittura di trattamento farmacologico, una cosa che può sembrare incredibile, una cosa più semplice a cui aderire, non veniva fatta. Qualche dubbio c'era anche sull'affermazione che si faceva larga misura psicoeducazione e psicoterapia, perché non è molto chiaro esattamente che cosa si intendesse, per cui chi ha steso il report, perché c'è qui appunto Anna Meneghelli, notava che c'è ancora troppa variabilità nella distribuzione dei servizi in Italia e che sono necessari sicuramente grandi sforzi e maggiori sforzi per stimolare una politica in senso atteso. Questo è un esempio, e volevo ricordare che a fronte di un dato piuttosto negativo che riguarda l'intera nazione abbiamo delle eccellenze, il già citato programma, il primo 2000 del Nevada di Milano, qui per quello che vi ho mostrato è lo schema generale dell'intervento, non mi posso soffermare, ma c'è Anna che potrebbe spiegare molto meglio di me cosa fanno. Questo in alcuni studi si è dimostrato che funziona, studi caso controllo, con un evidente vantaggio. Qui è stata usata una scala, la scala ONUS, che ci dà una visione generale dell'andamento clinico di una persona affetta da una psicosi come la schizofrenica, con una riduzione di punteggio globale a questa scala con l'intervento precoce decisamente, quasi il doppio di miglioramento, chiamiamo così, rispetto all'intervento usuale.
dati che non sono solo incoraggianti dal punto di vista clinico, ma che sono anche economici, cioè mentre all'inizio l'investimento in un servizio altamente specializzato comporta nei primi 2 anni costi maggiori, col tempo per singolo paziente i costi sul paziente trattato con intervento precoce si riducono drasticamente. C'è un indicatore che si chiama ICER, che sarebbe Incremental Cost Effectiveness Ratio, che è un po' complicato da spiegare, però è il risparmio sul singolo paziente di un intervento rispetto a un altro. Con gli interventi precoci le pazienze per ogni punto di miglioramento si risparmiano 1.200 euro rispetto al trattamento usuale. Quindi che convenga farlo non c'è un dubbio. Mi piace qui ricordare, perché anche questo è stata una cosa pionieristica, il servizio che si chiamava SMILE, fatto qui all'Aquila, che aveva una peculiarità: non era centrato solo su pazienti per la schizofrenia, ma su tutta l'area del disagio mentale, accoglieva giovani, giustamente, ed è stata un'esperienza, ed è tuttora un'esperienza, ha cambiato nome, e con questi sono i dati dei primi 5 anni di esperienza pubblicati l'anno scorso. Questo è lo studio fatto dal gruppo veronese Ghetta Psali, che sostanzialmente ha dimostrato, mettendo assieme ben 126 centri di salute mentale, purtroppo soprattutto del centro nord e del meridionale non abbiamo partecipato molti, con 117 centri che effettivamente partecipanti, la stragrande maggioranza sono stati tutti addestrati l'equipe in maniera rigidissima dal punto di vista, diciamo, tecnico-scientifico, hanno portato lo studio, hanno attivato l'intervento nei loro centri dopo la formazione e hanno dimostrato, con un follow-up che per ore è 8 mesi, che gran parte dei parametri di esito, per quanto ci siano delle criticità, possono funzionare. Il problema che si pone è la principale evidenza di questo studio, che è fattibile. Il problema è continuare a farlo, perché poi io so dei report che molti sono tornati e le unità operative sono state smembrate dopo essere state faticosamente, diciamo, messe su, grazie anche a questo studio. C'è anche un problema di formazione. Questo è uno studio di Fiorillo, quando rappresentava i giovani psichiatri a livello europeo, che è una serie internazionale, a dire la verità. Comunque i giovani psichiatri si lamentano che c'è poca formazione a livello universitario, del quadro universitario sugli interventi. Non la faccio lunga, non stiamo parlando solo, perché il discorso non riguarda la schizofrenia, lo faccio scorrere, riguarda le psicosi in qualche modo, riguarda la depressione. Ci sono degli splendidi modelli internazionali di intervento precoce sulla depressione fatta nelle popolazioni scolastiche. Si comincia a parlare di intervento precoce nel disturbo bipolare, che è un'area importantissima, anche se anche qui ci sono grandi criticità. Il modello dello staging, della stadiazione di patologia, applicato inizialmente per la schizofrenia, lo si sta applicando anche per il disturbo bipolare. Abbiamo ovviamente anche una certa, diciamo così, evidenza del trattamento precoce, soprattutto in Gran Bretagna, sulla anoressia nervosa, con buoni dati dell'intervento precoce, soprattutto cognitivo comportamentale. Quindi fondamentale è puntualizzare alcuni aspetti. L'intervento precoce sicuramente per i disturbi psicotici dovrebbe essere offerto di base a tutte le persone giovani che sono all'inizio della loro patologia. Questo è uno dei nostri obiettivi del futuro, e anche, diciamo, le norme ministeriali ci spingono a fare questo. Dovrebbero riguardare tutti i disturbi, non solo la schizofrenia, ma tutti i disturbi psichiatrici maggiori, probabilmente inclusi anche i disturbi di personalità, che dal nostro punto di vista come società sono disturbi gravi e seri. Ovviamente abbiamo a che fare con una realtà ovviamente di povertà di risorse, di scarsa implementazione dei servizi, che è legata a 2 fattori, sicuramente lo scarso investimento in generale nella salute mentale che abbiamo in Italia e specificamente negli interventi precoci, una certa resistenza al cambiamento e all'innovazione che un po' caratterizza, diciamo, il nostro mondo, diciamo, psichiatrico italiano. Noi abbiamo bisogno di innovazione, ma gran parte degli interventi precoci si basa su interventi che
innovativi. Diciamo che sì, lo sono per certi versi alcuni tipi di intervento. Noi dobbiamo fare un grande sforzo di modernizzazione anche in questo momento. Grazie.